Non vado neanche più a mangiare fuori io, sono diventato pigro. Devi prenotare, devi vestirti bene, devi posteggiare la macchina. C'è un'insufficienza anche da parte dei ristoratori. Arrivi con tua moglie, ti apre la porta, fa buonasera. Due? Io ho detto no, 39. Stanno posteggiando gli altri 37, anzi mi fa un bel tavolo a ferro di cavallo che arriva l'ancillotto a mezzanotte. Sono stufo. Ordini due pizze e margherite. Torno dopo un quarto d'ora, fa Margherita? Tu gli dici, dica, voglio sapere, qual è la domanda? Mi dica. No, Margherita, perché? Sono uguali, anche se fai così, lasciale lì e levati dal cazzo, lasciale. Va bene, fatelo, lo fate. Ordini da bere, coca e birra, torna, birra per me, coca. Io ho detto, bevo tutto io, devo morire disidratata questa qua. Se vai a prendere le pizze e vuoi portarle a casa, peggio. Tu arrivi, lui c'è il pizzaiolo, tu per educazione dici buonasera a lui. Sì, buonasera, oh cazzo. Gli dici, mi fa tre margherite, due prosciutto e funghi, una quattro stagioni e una booster e patatine per mia figlia. Lui fa il giro, ti guardi e fa. Le porta via? No, le mangio tutte qua adesso. Mi fa una pigna, mi lascia anche la citrosodina per digerire dopo. Se inviti gli amici a casa a mangiare, è peggio, perché alle 7:30 devi aiutare tua moglie a apparecchiare. Lei si mette da una parte del tavolo e comincia. Con la tovaglia. Noi maschi, che abbiamo due neuroni, perché siamo due rincoglioniti, il primo è la figa, la figa. Il secondo è soggettivo, non riusciamo a prendere sto cazzo di lembo della tovaglia. Lei continua. Poi ti dice, non farmi incazzare, che devono ancora arrivare gli ospiti. Che tu dici, voglio andare via! Lei fa l'incazzata, va di là in camera da letto, ma non ti lascia stare, lascia passare un quarto d'ora e comincia. Amore! E tu dici, speriamo sia facile la domanda! Mi fai un favore? E tu, porca di quella puttana! Mi prendi quella cosa che è lì dove ci sono tutte le altre cose che tengo io? Io chiamo i miei amici e dico, se vedete non è il tuo, sono io che sto scappando. Poi dico, sto zitto, così pensa che magari mi è venuta un'emorragia, un'embolia, sto zitto. Lei va avanti, non farmi venire di là, che la vedo io da qui. Qua volevo l'applauso, cosa? Se vengono gli ospiti a casa devi aiutarla a pulire i bicchieri bene dentro all'interno col panno. Perché finché ci bevi tu che c'è la lacrima e detersivo che fai le scorregge all'asta al limone non interessa. Quando vengono gli amici devono essere belli puliti. Odio gli ospiti che arrivano con i pasticcini. I pasticcini che ci piacciono più di tutti sono i cannoncini. Non mi portare quelli con l'occhio morto e il contadino, l'uva che mi guarda mi ha rotto il cazzo. Voglio i cannoncini. Quando si è in 16 senti la gente che dice Madonna sono solo quattro i cannoncini. C'è gente che butta la forchetta apposta per terra, tutti chi ne raccoglierla, po', tagli il culo per cannoncini.